Per festeggiare i 10 anni di attività del progetto MOU, acronimo che intende identificare in questo spazio una continua e costante ricerca di interrelazioni ed esperienze estetiche scaturite dagli oggetti, Luca Gambacorti, Luca Sposato e Manuela Medici hanno organizzato negli spazi lato in via San Giorgio la mostra Il giocoliere invincibile, dedicata a Carlo Palli, grande filantropo e collezionista d'arte, nonché uno dei protagonisti della vita culturale di Prato. Questo titolo si riferisce a quando io giocavo a tennis, che ero veramente nella mia categoria di invincibile. Ho vinto 2 volte i campionati toscani di singolo e di doppio. Ecco, qui c'è una rivista appunto che si può vedere, Il giocoliere invincibile. Questo articolo su questa rivista del tennis lo scrisse Rodolfo Betti a suo tempo. Ecco perché Il giocoliere invincibile. Poi qui Luca Gambacorti, che è il proprietario qui della galleria, ha fatto tutto da sé. Io sono venuto a vedere questa mostra, lo giuro, quando? Mezz'ora fa, perché io non avevo visto niente, mi hanno detto fidati. Insomma, sono tutte cose che io avevo dimenticato, ecco. Erano nel dimenticatoio e sono saltate fuori per questa mostra che ha fatto Luca. L'esposizione, visitabile su appuntamento fino al 29 settembre, raccoglie un percorso di oltre 60 anni di collezione dell'artista Carlo Palli. In mostra anche le coppe conquistate da Palli nelle competizioni tennistiche, insieme ai suoi titoli e onorificenze, e un inedito bestiario tassidermico di grande impatto scenico. Ci piaceva riportare in questo spazio oggetti che non sono prettamente opere d'arte, ma che in qualche modo pitturano un po' il personaggio, caratterizzano anche la sua persona. Da qualcosa con un tocco di ironia, anche dalle le palle del Palli, che sono comunque oggetti trovati negli anni nei vari magazzini, nei vari mercatini dell'usato, immagino, ma che lui, per istinto collezionistico quale è, ha voluto in qualche modo accumulare. Ai libri, a un bestiario, anche una serie di animali che un po' hanno sempre toccato il suo gusto.